Bella rega, bentornati sul mio canale. Oggi sono qua col mio amico Simone. Bella Simo, grazie di essere passato da me. Io sto ancora qua mettendo a posto le scarpe dopo questo trasloco. E oggi sono qua con Simone perché vi faremo vedere un po' di arrivi dei miei capi. E anche Simone ha portato una cosa molto figa e poi vedremo dopo, faremo uno sbustamento di pacchetti vari. Lo teniamo per dopo. Adesso vi voglio far votare a Simone alcuni dei miei ultimi arrivi. Questo è di un brand indipendente, anzi un brand emergente che penso non l'abbia visto da nessuna parte, ma è molto figo. E si tratta di un designer, un direttore creativo che ha scattato l'ultima campagna per le Jordan Travis Scott, tra l'altro, che si chiama Cho Gi-sok, lui è sudcoreano, e il suo brand si chiama Kuzikosh. Questo sembra molto molto figo. Questo è uno dei pezzi di Kuzikosh, scritto così, è sudcoreano di Seoul. E questo è il loro, diciamo, la loro felpa in bottiglia, tipo una felpa puffer, che è veramente pazzesca, secondo me, poi devi dare il tuo voto, la tua opinione. È tutta tagliata al laser, come se fossero degli origami. Infatti uno dei punti, diciamo, focali del brand è questo motivo origami in tutte pieghe. Vediamo com'è fatta. Molto, molto figa. Il cappuccio si può staccare con le zip. Provi a indossarlo, esatto, io direi di indossarlo. Metti da sopra la hoodie, eccola qua, figa, sta allora. Bene. E praticamente uno può chiudere qua sopra tutto per andare a fare le rapine. No, è pazzesca secondo me. Però ci sta, È veramente figa. Un capo del genere loro sta sui quasi 1000 euro, questo sta sui 900 se non sbaglio, però la qualità c'è, ovviamente però è un pezzo non da tutti i giorni, no, tutti questi tagli, diciamo, non è facilissimo indossare. Che ne pensi? Bisogna pure stare attenti perché basta poco che comunque sì, magari si può rovinare. Che ne pensi? Spacca, molto figo, molto molto figo. C'è questa stampa di bruciata. Esatto. Bello, mi piace. Voto da 1 a 10. Allora, contando il prezzo, che comunque è molto alto e non è un capo indossabile tutti i giorni, direi un 8. Beh, buono. E andiamo a cercare il brand che è veramente molto molto bello, soprattutto Instagram che fanno loro, i contenuti che fanno loro sono assurdi. Passiamo al secondo pezzo. Bottega Veneta. Secondo me molto figa, l'ho trovata scontata, perché di solito le cinture designer hanno il logo sulla fibra, quelle LV, Gucci, sono inguardabili. Queste Bottega Veneta non c'ha il logo, non c'ha un cazzo, c'ha solo il loro pattern con la pelle intrecciata. Con l'interno Bottega Veneta. Sì, quello ovviamente lo chiudi, quindi si legge. Ed è in questa pelle grigia. L'intrecciato è molto figo. E anche la consistenza della pelle che è un po' tipo scamosciata. Sì, 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 è tipo un nabuc, vedete un po'. Secondo me spacca. Molto figa. Su un outfit, questo lo metti sia su un outfit elegante, sia un outfit un po' più casual. Sì. L'avrei preferita nera, forse totalmente nera, però cosa. Cioè questa l'ho pagata veramente poco, 100 euro. Ah, spezione di 110. Della cinta e comunque costerà, secondo me costava 200-300 euro. È il colore che un po' non, magari non te la fa apprezzare, no, troppo, diciamo. Esatto, però se è stata nera sarebbe... Che voto le daresti appunto alla cintura? Ci sta, bella, 8 pure questa secondo me. 8 pure questa. 8 pure questa. Okay. Adesso però passiamo all'intermezzo, attenzione. Adesso oggi Simone mi ha portato, che ha preso da Fantasia Store, esatto, dei set di Pokémon. E dato che entrambi siamo fan del genere, esattamente, facciamo uno spacchettamento. Due booster box in testa argentata e uno giapponese. Più, esatto, però quello è una sorpresa. Allora, mo, per vederlo dovete continuare il video. Mo andiamo sul tavolo e passiamo a questa parte qua. Esatto. E infine ci sta un ultimo capo a cui dare un voto da parte di Simone. Esatto. Raga, adesso come ben vedete abbiamo cambiato il setting e non siamo più sulla mia parete di sneakers, ma siamo in questo fantastico set professionale con il mio tavolo, questo tutto tappetino bianco. Esatto, clinico d'ospedale. Esatto. Questi sono, come già vi anticipavamo, questo qua è il set di Tempesta Argentata, del booster box. Qua 36 c'è un altro. Bustine. E anche questo 25° anniversario in giapponese. È stato donato da Fantasia Store, che è uno dei negozi leader nel settore, esatto, di carte collezionabili, appunto Pokémon, Magic pure, che se mi seguite sapete che ci gioco. Se poi volete una serie di video solo dedicati a questo mondo, magari parte dei vestiti, sempre sul mio canale, fatemelo sapere nei commenti che ne pensate, anche con videogiochi, musica, eccetera, eccetera. Dai, iniziamo col tuo, vai. Se ci occhiamo in Lugia, faccio un casino. Siamo qua, Vulpix di Alola, in versione appunto ghiaccio, Reggi Dragon, come cazzo si chiama? Non mi ricordo. Vabbè, quello vabbè, tipo Drago. Il fratello, insomma. Mi fratello. E no, gli Arthrox, tutti questi. Vabbè, tutti questi.
bellissimo. Il mio, preferito è Vulpix e Lugia, comunque sono i più belli. Non mi ricordo. Infatti, c'è. Questo è Regi. Regi Dragon. Regi Dragon. Che codicino nero. Allora, tu lo sai perché hanno messo, mettono i diastro qua? No. Lo sapevi? Perché per non far pesare le bustine, perché i criminali come me pesano le bustine prima di comprarle. E così sai se ci sta lavoro dentro. Allora, Lenz. Che cambia, scusa, perché aggiungi molto perché peso. Aggiungi peso e così inganni i truffatori, capito? Fibas. Come te, quindi. Esattamente come me. Pikachu, cioè, questo è un artwork di Pikachu molto carino. Qua non c'è assolutamente nulla. Beh, che hanno fatto anche un mazzo di Archon. Draclock, Noibat, Togedemaru. Qua il coccodrillo delle sabbie, Pokémon microfilato, se non sbaglio. Sì. Mareni, energia foil reverse. Oh, oh, ok, una B. Scontanza. Una cosa orribile, possiamo andare oltre. Vai, te apri Lugia, sì. Io c'ho Regivire qua. Vabbè, ormai quanti cazzo di Pokémon è Pokédex? Mamma mia, 890 se non sbaglio. Stunfish, bello. Vulpix, Snorunt. Ah, Smerle full art, figo. Molto molto carino, attenzione. Attenzione, sotto ci sta qualcosa, un aviastro. Sotto c'è un aviastro, raga. Mawai. E ah, Swablu, madonna, che carina sta carta, oh. Trippy, Panfi, c'è qualcosa. Ah, c'è qualcosa. C'è qualcosa. C'è qualcosa di molto carino. Porca miseria, vabbè, Duraludon che è un Pokémon un po' così, a me fa un po' schifo. V-Max, però una V-Max versione grattacielo Gold che non è male, eh. Rufflet, Fennekin, Durant come Kevin. Ah, come Shiny Girashi. Cioè, bello. Per aver aperto 1, 2, 3, 4, 5 bustine, cioè le bullate ci sono. Girashi, eh. Lucente. No, fermi tutti. Vai piano, fratello. No, fra, mi sento male. No, ok. Regidrago V. Oh, ecco, questa sta. Si chiama Regidrago, effettivamente. Regidrago? Regidrago. 37 euro di tendenza. Cioè, ma in italiano, cioè, pure, no? Italiano, certo. Ah. In italiano sta di più che in inglese. 1, 3, 4, 2. Legge difesa V. Relicant. Haulucha. Pokémon orribile, sembra Rey Mysterio. Noibat. Mamma mia. Questo non è uno dei Pokémon più brutti di sempre. Ma Pokémon ingranaggio è veramente brutto. Niente, le pullate migliori le fate te comunque. Metang, che si evolve uno dei miei Pokémon preferiti, che è Metagross, attenzione. Piano, piano, frate. Piano. Oh, ah, l'ho tirato. Non era il tuo essere piano, ma... Molto carina. Ah, no, non vi. Molto carina. Li sta facendo tutti Federico, ce n'è da fare. Stavo di te, da quant'è che hai reiniziato a collezionare carte di Pokémon? Da poco, perché un amico mio mi ha messo praticamente davanti una carta di Espeon, una carta neanche di troppo valore, un V-Max Espeon, che secondo me è bellissimo. E in quel momento mi è partito un qualcosa. Ti è partita la scimmia. Mi è partita la scimmia. Il Prime. E me li sono comprati tutti. Tutte le evoluzioni di Eevee in giapponese e V-Max. A Romix, tutte. Ah, quelle che erano uscite con quel set. Sì. Che non sai contarsi. Corviknight Full molto Art. Molto carino, Full Art. Questa è una variant pure, eh. Bellissima. Figo. Bellissima. Energia acciaio, Wailord, Raichu. Carino quell'artwork di Raichu. Among Us. Orribile. Ah, voglio parlare di Scarlatto e Violetto, Fede. Insomma, è il miglior gioco di Pokémon che sia mai stato ambientato. Allora, onestamente io l'ho comprato facendo a mezzi con mia sorella Nicole, che saluto. Però avendo lei la Switch a casa, ci ha giocato più che altro lei. Ho giocato solo a Natale, ma sono a casa dei miei per festeggiare Natale. E c'ha la grafica, è veramente qualcosa di indecente. Proprio come gira, hanno voluto fare un open world. Ma un open world, quando è Nintendo, cioè Breath of the Wild è uscito 4 anni fa. Ma Breath of the Wild è stato insomma sviluppato in un tempo. No, perché non è stato sviluppato da Game Freak. Niente, ragazzi, oggi io. Oh, è bella però, eh. Bella carta questa qui. Che questo è quello che si evolve. Sempre quello, il Digimon di prima. Nulla. Però non sono male questi artwork. Bellissimo. Così, eh. Sundial. Shinji Kanda.
si chiama l'artista? Sì. Non lo so. Bello Starkor, fra. Bello, però non è reverse. No. Non è oro. Cioè, è reverse, ma non è oro. Capiamo che cosa, se è una poliserie o se... mi sa che è una art gallery, aspetta. No, è un hyper. Serena. Bruttina, però sta. Vai, inizia te. Slurpuff. Slurpuff. Among Us. Se becchi due Among Us, sei tu il... Mamma mia. Sei tu il traditore. Mamma mia. Ok, è rilassante. Molto. Questo assolutamente spacchettare. Comunque dicevamo prima, noi prendiamo quattro carte e le mettiamo davanti, ma a volte si mette anche le quattro dietro la quinta, no? Sì. Che però secondo me c'è il rischio che comunque si veda quello che tocchi la quinta e si capisce che... Esatto. Perché ad esempio queste c'hanno una texture che... Preferisco... No, sì. Io preferisco sempre fare... Cioè queste qua si vede che c'hanno la texture, no? Vedete un po' tutta... Cioè quando la tocchi... Sento del vibranio. Attenzione, questa è una vista. Vai sotto un attimo. No, sì. Sì, è una piastra, raga. Attenzione. Carino. Serperior, carino. Serperior. Non è brutto. Non è l'ultima arte. Evoluzione di uno starter. È figo l'altro. Carino. Bello. Non è brutta. Io non ho giocato neanche un pull nelle bustine. Allora. E questo lo do a Federico. Vuoi pure spaccare a metà il mazzo, alzare il mazzo. Hai già fatto il trick, eh? Sì, sì. Perfetto. Certo. Oh, attenzione. Comuni. C'è un art gallery. Credo. Perché te l'ho dato io? Vedi. Sì, infatti, ma è incredibile, ragazzi, è incredibile. Bellissima, bello, bellissima, bellissima, bellissima. Questa è una Trainer Gallery, bellissima. E poi un Rapidash molto carinolo. Niente, questo era mio, niente pure. Cioè, è matematico. Allora, mettiamo qua questo. E il prossimo set che esce di Pokémon poi qual è? È già uscito, si chiama Beastar Universe, solo in Giappone. Tra poco esce invece la versione, diciamo, italiana. Appunto, non è uscita in Italia, che non l'ho mai vista nessuna parte. No, è uscito solo in Giappone, ma c'ha delle carte esclusive stupende. Secondo me è il miglior set che è uscito fino adesso, fa bellissimo. A ogni bustina c'è un pull assicurato ed è... sono veramente carte veramente stupende. E costano di più, cioè tipo i Modern Horizon di Magic? No, ma è un set pazzesco, dove pulli veramente tanto e tutte le carte, anche, diciamo, quelle con... Che valgono di meno, sono tutte belle, proprio belle, belle, belle vere. E tra poco esce la versione italiana, che è Zenith Regale, che potete trovare su Fantasia Store. Qua niente, Arcanine. Devi gestire un po' bene le carte, che io prima già avevo visto mentre le usavi, che l'ultima non c'era nulla, non era un cazzo. Chiaramente, bello Bryxen, che potete già preordinare su Fantasia Store. Cioè, infatti, come dicevi prima, trovate il link in descrizione. Ovviamente. Esatto. Questo è pull, Milo. Beh. Milo e Milotic, eh? È assurdo. Che bello Star Trek, eh? Sì, solo che c'è allenatori full art, non lo so, qualcos'altro, cioè... Questo è un set pieno di allenatori. Metagross solo, carino. Bello, grazie, il mio preferito, eccolo qua, raga. Di fede. Il tuo Pokémon preferito è Metagross? Allora, direi Metagross, Tyranitar e... pure Arcanine. Arcanine, non avrei mai detto Arcanine. Vai. Allora. Non mi ricordo quant'è la cosa, se ne puoi prendere uno, ne puoi giocare uno su Tot Box. 100 su 10.000. No. Su 100 box, tipo, non mi ricordo. Però. Secondo me c'è qualcosa. Clank. Oh! Te l'ho detto! Oddio! Te l'ho detto, oddio, cazzo! Oddio! Ma questa lo so, questa è una gold. Questa è una gold e sarà tipo un equipaggiamento, una roba del genere. No, dai. Sì, frate. Palude e bocca larga. Che cazzo è una fetchland? Non lo so. Una fetchland di Magic. Palude e bocca larga. Ma pure il nome. Però sta qualcosa. Ah, il pull rates, eccolo qua. Ok, quindi sono uno su 684. Beh. Direi che... Uno 684 pacchetti o carte? Credo... Vedi, le chance di aprirlo sono 31%. Quella che hai trovato tu è uno su 636. Non vedo di aprire quello giapponese, io sono un fan, come sai, delle carte giapponesi. Perché sono fatte meglio, centrate meglio, e i pull sono sempre meno rari, diciamo. Da sotto che c'è? Nulla. Dai, sì, vogliamo del vibranio, dai, ok, una pollata, un po' scarsa. C'è Snap, mamma mia, bruttissimo. Sai che torneranno le ex adesso, una nuova scarlatta e violetto, sì, torneranno le ex nuove. Dopo solo, no, quant'è che è passato? Parecchio. 6 anni forse. Parecchio.
Bella, quest'artwork è bellissimo. Tra l'altro, Luca, mi sa che... è nel tuo. Mi sa che è nel mio, eh. Qualcosa c'è. Allora, una B ed è una scura. No, non è vero, non è scura. È arancione. No, ma è Arcanine di Yusui. Ma... beh, bello, dai. Ma, non lo so, fra. A me piace. Non lo so. Preferisco l'Arcanine normale, francamente. Questa è l'ultima pullata, di questo... no, non ce ne sono più, raga. Spinta di nuovo. No. Carino però, oh, mazza, Crobat... carina, mazza, è carina questa, Sì. Poi Crobat molto bello, figo, bellissimo. Allora, adesso siamo giunti alla seconda parte. Crobat, ok. Arcanine di Sui, cioè Ma com'è brutta sta carta, non la posso vedere. Palude, bocca larga, con questa trazione. Questo va subito a Magic. Milo. Questo è bellissimo, bella, sì. Questo è bellissimo. Bellissimo. Rapidash. Serperio pure molto astro. Carino. Molto carino. Serena, vedremo quanto sta. Corvere il full art, bello. Molto figo. No, molto figo. Non vi esplode. Elgiraci shiny, bello questo. E Regidrago alternate full art. Duraldon gold. Ma da non male come pull, eh. My Wild Astro, Cantank V. Tremendo. And that's it. Siamo alla seconda parte, Siamo giunti al mio, da espositore. Gli utenti da Fantasia Store qua. Ascolta, ma tu che ne pensi del bordo giallo? Lo sai che lo toglieranno? Tu sei fan del bordo giallo italiano o no? Sono fan, sì. A me mi fa cacare. Le caratterizza. Sono contentissimo. Sì. Che lo tolgono. Sì. Io sono proprio tipo alla giappo. Bordo argento. Non lo so, è che vedendo in ottica pure nostalgia, comunque sono sempre state tutte così, quindi mi dispiace che volevino. Ralz. Carino. Carino. Una Trainer Gallery carina. Sotto ci sta una holo? No, zero ora. Senti, ma ho notato che anche nel mondo della moda, tipo Pokémon, ha invaso un po' questo mercato. Sì, sì, sì. Hanno fatto un sacco di collaborazioni. Olio, ma proprio tante, tante. Proprio tante, tante. Proprio qualsiasi fashion house, sia che street or sia più moda, proprio. Una di quelle riuscite meglio, secondo me, era quella di GCDS qualche anno fa. Fighi. Io c'ho una felpa. Ho preso una felpa di GGTS Pokémon, bellissimo. Veramente figa. Sento del vibranio, guarda il vibranio. Guarda qua il vibranio. Già spoilerato, vibranio. Ma è già spoilerato. È una B, attenzione. Potrebbe tranquillamente essere lui, Doppio pull. Doppio pull. È una madonna. Bellissimo, attenzione. Attenzione. Bello, fra. Bellissimo. Bello. Bellissima. Bellissime. C'è qualcosa, c'è qualcosa. Attenzione. C'è qualcosa. C'è qualcosa ed è fuoco. Ok, no, non è una fuoriserie. È fuoco. Oh, no. Mamma mia, ne ho trovati 20 di questo. Ti tormento. Questo artwork in 3D è veramente brutto. Mamma, una cosa mostruosa, vomitevole. C'è del metallo? C'è del metallo, il vibranio? Attenzione. Attenzione. 140 su 95. Bello. 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 Pazzesco. Questo ce l'ho, lo regaliamo a Federico perché già ce l'ho. Già, ricordiamolo dalla prima puntata del cartone animato che si vedeva lui, Ash che lo vedeva nel cielo e tutti erano là. Oddio, ma che Pokémon è? Mi ricordo. Oddio, ancora non è uscito. Il cugino di mio zio lavora a Nintendo, mi ha detto che quel Pokémon si chiama. Era quella a scuola all'epoca. Le voci che giravano, no? Allenatore Milo, pure io ho preso il Milo. Doppio Bull, che cos'è, una V? Sì, Reshiram V. Figo. Carino. Bello, dai. Carino, anche con me questi artwork in 3D proprio non mi... No, non è 3D questo. Sì, è 3D. Ah, è 3D, sì. Tutto 3D. Vero. Passiamo alla prossima, ragazzi. Riusciremo a trovare almeno un Lugia. Attenzione. E l'ha chiamato? L'ha chiamato? Una V-Star? No. Anon V-Astra. È figo l'Arthur. No, Ranto. Ah, che carina. Shiny. Che carina, già ce l'ho bene, sono queste qui, però. Serine. Bello comunque il pattern di queste Shiny. Molto figo, molto figo, molto figo. Ma sì. Sbaglio ogni volta becchiamo Shiny è sempre ci sta sempre una seconda, è vero. Ci sta sempre un pull. È una V scarsona, secondo me. Via. Oppure questa cosa orribile, però vabbè. Un po' morto questo box, Nel tuo abbiamo pullato di più. Aspetta, però non hai ancora detto niente, Ci sono le ultime in fondo. Le statistiche che si alzano. Facciamo la magia, facciamo là. Sweblu, Swirlix, Arcanine. Ti
Ti piace questa? Bella, bella. Okay, questa dietro. Vai. C'è qualcosa. C'è qualcosa ed è una V-Star, sicuramente. E ti dico pure chi è. Questo è Reggie Elechi, secondo me. Vai. No! Dai, e via. Lugia Biastro. È successo. In italiano, poi, sicuro io ce l'ho in giapponese. È successo. Bellissima. Insomma, non è bellissima, però è molto carina, molto carina. Sempre questo 3D molto pesante, sì, un po', però è un po' carina. Troppo... Un po' troppo trash, però è carina. Molto figa. La fuoriserie dobbiamo ancora scioccarla, eh. Carino. Anche ok, te. Ok, anche io uno Smeargle. Milotic. Vai, fallo. Questa è Caruccia. Questa è Caruccia. Superior B, carina, una special art molto carina. Sì, pure loro lo scarseggiano. Sì, scarseggiano, strano. Io mi ricordavo da ragazzino quando cioè, collezionavo seriamente. Allora adesso cioè, stanno tornando piano piano, però... Cioè, ne trovi molti più i pacchetti, sì. Era quasi con ogni pacchetto. Diciamo che hanno dato la priorità alle D, alle sì, D. Sì, vabbè, effettivamente prima non c'erano, quindi sì, diciamo, sono andate a... Sono un po' andate un po' a scemare, ma adesso stanno ritornando perché stanno cambiando degli artwork molto molto... Link... Wilm Tratini Cobalion Holo Reverse. Poi ne trovate 5 normali. Nulla. Poi nulla. Lilligant. Lilligant, però, che non è male. Fai vedere l'artwork. Ma l'artwork è molto bello. Carina. Sono proprio bruttini alcuni, eh. Stavo a parlare adesso. Ciao a tutti e tre. Non mi fanno impazzire questi tipi di holo così a righe. Quest'holo così non ti sconfinferà. Beh, ti ricordi quelli storici con cui c'erano le stelline, le girandole, quelle erano veramente devastanti. Nei set giapponesi c'hanno delle olografie che in Italia non fanno e sono stupende. Uno spreco. Bella, ce l'ho, bellissima. Ce l'hai? Trainer Gallery, bellissima. Sì, bella. Bella, bella, questa facciamo scambio. Oh, alla fine effettivamente sto tirando tutte io quasi fuori, sì, perché, cioè, non si sfugge. Mano fortunata, perché poi qualsiasi cosa apro la faccio aprire a lui. Oh, gli ultimi due. Allora, lui lo diamo a te, perché tu sei più fortunato, io reggitrago. Insomma, a quanto pare adesso sono quello col tocco d'oro per aprire carte, per i pacchetti. Tocco d'oro. Ma in realtà non è così, non è che abbia tutto sto culo nella mia vita. Capito, però qua... Tiene, scaricato, raga, se volete. Girano un po'. Nero, attenzione, nero, bianco, io chiaro, lui nero, io bianco, è ovvio. Dai, 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 su, niente, il nulla. Ultimo pacchetto. Jinx, Toxapex, Holucha, Rufflet, Litten Spaventato, Macro, Swablu, Lens. Senti, un altro sigillo, la spacco la carta, la rompo, ecco. Se un sigillo lo rompo. Ah, Dragonite. Diciamo che poteva andare meglio. Molto eh? Meglio. Mamma mia, questo sigillo non lo posso vedere. Via. Articuno. Terterior B. Miroti, che mi piace, la tengo. Lugia Viastro, che comunque non fa mai male. Sirina Lucente. Arcanine B. Questo sigillo, un altro terrestre, via. Hanno Viastro. Reshiram B. Milo. Oh. Bello. Cioè, buon Chesnaut di? No, guarda che bello. Quello ne faccio volentieri. Non le faccio. Alla Gazzam, questo sono contento. Questo è un po' che volevo. Volpi scuro. Bell'arto. Bello. Altaria mi piace, ma non è un pull. E Rockraft, che è una trainer gallery. Via. Adesso, raga, è il momento di questo. Parlando appunto di prodotti giapponesi. Che per me superano nettamente i prodotti italiani. E andiamo a sbustare direttamente da Fantasia Stormy. Sì. Siamo giunti al momento finale. Vai. 25esimo anniversario, giapponese, mai sbustato prima d'ora, però io non ho mai toccato. E fateci sapere nei commenti, raga, se vi è piaciuto questo edit, questo video, uniamo sia abbigliamento lo sappiamo, che carte, e in caso poi posso fare video ad hoc solo per questo genere di cose. Lasciate quante like, sono? Un botto. Cazzo, c'hai ragione. Certo. Ah, vabbè, perché i pacchetti giapponesi sono pure con meno carte, giusto? Ma in realtà, allora, alcuni sì, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Numero a caso. Allora, io direi di mischiarli.
Ok, dividiamoceli. Capito? 3, 3, 8 e 8. All'interno ci stanno tipo, non so, 4 carte. Non so ci sono. Andiamo, eh? Prendi l'ultima e la metti davanti. Non è vero. No, no, è giusto. Bellissimo. È giusto. No, no, che è giusto. Questa è la Olo. Credo. Sia la Olo. Sì, la Olo. Sia la Olo, bellissimo. Allora, bene, Madonna, quanto è bello. Bello, Groudon. Groudon, bellissimo. Altro tipo che ho preferito. Pensa che sappiamo già qual è il pull. Mi dispiace, questa è andata così. Lo trovai shiny. Beh, mazza. Mazza. Quanto sono belle, Che non hai visto? Le stesse Gran Festa, zio. Bellissime. No, me l'ho sbustato poco Gran Festa, eh. Okay, poi okay. Giapponesi. Sono tutte belle queste, però. Queste me le tengo tutte. Attenzione, no? Stanno un po' tutte curvate. Queste vanno messe in un libro pesante per una notte. Subito. Infatti non bisogna mettere. No, non bisogna, non bisogna mettere. Zama. Non sia un got pack. Zamazenta. O Zacian, non mi ricordo. Sì, pure io non mi ricordo mai. Bella pure questa. Figa, la energia così. Mazza, bellissimo. Bellissimo. Io questo l'hanno ristampato. Mazza, Xerne. Bellissimo. Qua non c'è il trick. Qua è com'è? Qua com'è? Com'è? Questo mio, sto dicendo, l'hanno ristampato uguale e in vista di Universe. Vai, vai te. Bella, bella, sta bella, bella. Questa riunione bella. Qua. Got back questo. Bellissime, bellissime. L'italiano era solo come promo se comprai il set. Bellissime. Questo, io ce l'ho. Bellissimo. Facciamo vedere meglio. Eccolo che qua. Belle, mamma mia. Bello. Bellissimo pull, raga. Vediamo un po'. Sono belle pure le energie. Oh. Bello. Pikachu surf. Bello, guarda che rabbetto. Una bella pullata questi Pikachu qua, eh. Dai, pure te, c'è. Libero. Vedi? Bello. Cazzo, questo è full holo. Bello. Bella. Ah! Oh, tutti a me, eh? Full holo. Full holo, tutti a me, eh? È bello. Eccolo. Che bello sto mio, mamma mia. Bello. Tutti i Pikachu stupidi. Quanto è carino, guarda. Pikachu, D-Max, quei palloncini. Bellissimo. Bellissimo. Il cielo. Oh. Mazza, che bella. Super. Mamma mia, che bella questa super carta. Questa è la prima, il primo Arthur. Bellissimo. La prima edizione di Pikachu, no? Bellissimo. Il set base. Oh, tutti i Pikachu, eh? Tutti i Pikachu stai a prendere. Quanto sono belli. Ultimi due pacchetti, fra. No, però aspetta, il tuo c'ha l'olo diverso. Sì, c'ha tutto a full holo. Vedi? No, però anche il mio è full holo. Però questo c'è il pattern diverso, il tuo. È vero. Sono tipo proprio duolo. Cioè, il mio è foil e il tuo c'è pure i quadratoni. Sì, è vero. E la tua penso sia più rara, però. Può essere. Non lo so. Altro chiodre. Un altro. Oh. È un Groudon full foil, questo qua. Bello. Vediamo, questo è il mio ultimo. Vai. No, mio. Ringraziamo Olo. Ancora appunto Fantasy Store per questo sbustamento veramente pazzesco. Zekrom. Ci siamo divertiti. Oh, mi sa che c'è qualcosa, C'è qualcosa, Mi sa di sì, No, fa culo. No, lui ci sta, bello. Speravo un po'. Che è bello però, Professor Oak full art. Professor Oak spacca full art così. Bellissimo, frate. Bellissimo. Allora, grazie Fantasia Store per questa serata di unboxing, unboxing e grazie a voi che ci avete seguito. Ci adesso però parecchio. Dobbiamo ancora far vedere quell'altro capo d'abbigliamento che ti dicevo prima, sì, se non pure te apprezzerei tanto. Sicuramente. Quindi adesso ce lo torniamo sull'altra postazione video. Eccoci raga, abbiamo finito di sbustare, come avete visto, spero vi sia piaciuto questo intermezzo. Molto divertente, molto rilassante. Fatemi sapere nei commenti se volete altri video del genere, magari separati da questi. Adesso lo farò vedere a Simo, che so che è un fan del brand, dei loro pezzi vintage, già hai capito di che si tratta. Sì. Di una giacca vintage di Carhartt. Guarda il ricamo, Salmon Forte Painting Decorated, cioè tipo di una ditta americana di imbianchino. Fammela indossare, questa è una bomba. Colore blu, vintage, così slavato, tutto invecchiato dal tempo, c'ha pure delle rotture, delle cose. Come fitta Carhartt, fitta solo garment. Sì. Bello anche il colletto al contrasto con questo grigio scuro. Spacca, bellissimo.
forse sta leggermente larga. In realtà secondo me però la taglia è questa, perché come vedi la è corta giusta, cioè un po' larghetta, però boh, io la indosserei così. La devono indossare i carpentieri, questa la devono indossare così. I maniscalchi, i muratori, quindi ci sta che era fosse così larga anche dietro. Il colore è pazzesco. Questa l'ho presa dal sito di un sito del mio amico, del Mercanzie, e c'è una roba veramente particolare. Guarda il dentro, tutto in lana cotta. Questa gli do un 9. 9, attenzione, 9 da parte 9. Simone. Per non gli questa... do 10 perché 10 è la perfezione, non so, quella mi colpisce allo stomaco, però questa un 9 se lo merita. Bellissima. Sono contento. Bella vera. Prossimamente poi nei prossimi video poi cercherò di portare, oltre alle cose nuove, appunto di abbigliamento, anche dei pezzi vintage il più possibile, insomma comunque è sempre bello parlare di cose tra virgolette vecchie ma assolutamente contemporanee e anche più ecosostenibile, no? comprare vintage. Ringrazio ancora oggi per essere passata, ci siamo veramente divertiti per fare questa cosa diversa con le carte prese da Fantasia Store. Vi ricordo che ho lasciato il link in descrizione se siete interessati all'argomento. Mettete il like e iscrivetevi. Bello, lo so fare meglio di me. Esatto. Ci becchiamo prossimamente, sempre qui sul mio canale YouTube. Fatemi sapere che ne pensate di questo video nei commenti. E bella a tutta, ragazzi.